Questo programma è offerto da Mastermedia, da oltre 25 anni un punto di riferimento per l'informatica. Vendita d'assistenza tecnica personal computer ed Apple Mac. Ed inoltre videosorveglianza, allarmi e sicurezza, centrali telefoniche, cablaggio reti informatiche, registratori di cassa, vendita ed assistenza fotocopiatori. Mastermedia è in via Filippo Turati 130 a Caltanissetta. Amici di Pedipedi, ciao a tutti. Come vedete, o piove, o c'è il sole, o nevica, io e l'inossidabile Gianluca che vi faccio vedere siamo sempre in giro per farvi scoprire le cose belle della nostra città, i personaggi, le storie, e chi più ha più ne mette, i luoghi. Allora, Gianluca, siamo pronti? Pronti. Prontissimi, lo sai perché oggi, Gianluca, oggi incontriamo un grande artista. Ma non sto scherzando, raga. Quando dico un grande artista, è veramente un grande artista. Si chiama Leonardo. È già uno che si chiama Leonardo. Che può fare? Può essere solo un grande artista. Vediamo, Leonardo. Leonardone! Ciao Roberto! Sì. Da quanto tempo? Leonardo Pumbo, ragazzi, un grande artista di seno. Molti aspetta, ma vabbè, dai, non esagerare. Allora, intanto, giusto magari per quei pochi che dicono: ma qua è giusto? Allora, sicuramente in città l'avete visto, adesso scorreranno anche le immagini. Queste sculture che vedrete, sicuramente qualcuno dirà: ah, vedi, chi l'ha fatto? L'ha fatta lui, ok? Quindi, stiamo parlando di un Nisseno che ha fatto tante cose, ora piano piano ce ne racconterà. E noi camminiamo così e lui piano piano ci racconta, perché dovete sapere che intanto è reduce di una bella esperienza in Australia, che non è sicuramente dietro l'angolo, non è che domani ci andiamo in Australia. Allora, parlacene, dai. Allora, l'Australia praticamente è l'ultima tappa più lontana a cui sono arrivato, perché fino a 2 anni fa sono arrivato fino al Giappone. Ecco, attenzione, cioè le opere di Leonardo, un Nisseno, sono anche in Giappone. Sì, okay? Ebbene sì. Allora. E giustamente mi mancava raggiungere la parte opposta, totalmente opposta del mondo, e quindi l'Australia. Per cui ho partecipato ad un concorso senza sperare di entrare, perché è difficilissimo riuscire a entrare nella rosa degli artisti che espongono in Australia, in una manifestazione che si chiama Sculpture by the Sea, sì, che raccoglie annualmente gli artisti, il fiorfiore della scultura monumentale nel mondo, dove vengono selezionati un centinaio di artisti, e solitamente qualche europeo. Raramente. Immaginati un siciliano o un nisseno proprio. Qual è stata la tua reazione quando è arrivata la mail? Non so cosa. Penso, sì, beh. Dice, non è vero. Non ci posso credere. E non ci ho potuto nemmeno credere per il fatto di essere stato anche l'unico italiano ad essere stato selezionato a questa importante. Io ho sentito l'intervista. Ho sentito l'intervista. Sì, mi hanno intervistato la Radio Nazionale australiana, mi ha intervistato proprio sottolineando questo fatto, che sono stato l'unico artista italiano ad essere selezionato a questo importante evento, e l'unico artista ad essere stato doppiamente selezionato anche ad un altro evento che fanno a marzo nella parte opposta dell'Australia, Cottesloe. Quindi non è che ora diventerai australiano, perché ti prenderanno a cuore, dice: questo ce lo prendiamo noi. No, signori, questo è il nostro. No, ok. Ma farai i salti di canguro Hai portato due opere. Sì, ho portato due opere, una monumentale. È una grande opera che si intitola Trap for Dreams. Si tratta di una grande opera in acciaio inox, una grande rete che è lanciata, esce fuori dal terreno
La vediamo le immagini poi, nel frattempo. Sì, acchiappa una bolla di sapone, che in realtà è una grande palla in acciaio inox, e cattura quindi i sogni. Quindi anche queste immagini un po' modificate, un po' sì, oniriche. Esatto. Ed è stato bello anche fare delle esperienze in Australia, anche con i bambini, hanno creato dei workshop, insomma sono stato il tutor di alcuni workshop. Questi bambini che si sono confrontati con i propri sogni, i propri incubi, hanno inventato la loro molto forma bello d'arte, ispirandosi alla mia scultura, la loro forma d'arte. Però allora tu però non sei soltanto scultore, perché vedete questi quadri, questi fatemelo dire, meravigliosi quadri. È un artista completo, eh? Non canti, non suoni, no? Allora, qualcosa forse. Ho strimbellato la chitarra, ho strimbellato il pianoforte, ho suonato più professionalmente l'armonica. Hai visto? Quindi è un artista completo, cioè non c'è. Guardate anche che sono belli anche questi quadri. Quindi vedete, non solo scultura, ma anche pittura. E questi sono i bozzetti di affreschi che si trovano a Francavilla di Sicilia, dove ho realizzato un grosso complesso scultoreo dedicato al tema della nascita. E infatti sono bimbi. Hai anticipato la domanda, ti stavo chiedendo, sì, ma sempre bimbi, perché i bimbi? Guardate. Ha a che fare, questi quadri hanno a che fare con la mitologia sulla nascita, e quindi c'è il mito dei bambini che nascono dai cavoli. Bellissimo, guardate questo è fantastico, sono tutti belli. E nonché dai loti, c'è anche una mitologia giapponese, sembra che insomma già ero proiettato quando ho fatto quest'opera al Giappone. Già sapevi che dovevi andare in Giappone. Premonitore. Mentre quest'opera invece è un'altra ricerca che faccio con le fotografie rielaborate digitalmente, e che poi stampo e rielaboro poi anche con tecnica mista su alluminio. E bisogna dire questo, voi non vedete l'effetto, perché essendo stampate sull'alluminio, dipende dove vi muovete, ha un effetto veramente particolare. Quindi sono di quelle cose, come tutte le opere d'arte, attenzione, dovrebbe essere viste dal vivo, perché è tutta un'altra cosa. Vedete, guardate anche queste qua, una scusa, sì, perché lui, se voi camminate proprio qua, vedete le sculture buttate, no vabbè, così mi viene in mente una scultura e faccio la scultura, ce la metto là. Sì, questo è il ciclo delle sculture ironiche, è molto, questo è a caccia di anime, questo bambino che, ecco, che siamo... caccia le anime andandosene con un giocattolo a fisarmonica. Senti, invece camminiamo, dai, noi giriamo così. Con piacere. Giriamo, abbiamo visto. No, perché molte volte, sai, dicono lo scultore, invece vedi, tu fai anche la pittura. Guardate anche questa, che bella, guardate. Fantastica. Questa è scuola di volo. Vedete? Anche il gatto non è male, devo dire, fantastico. Eh sì, perché poi vivere in mezzo all'arte è anche questo, cioè praticamente è come si può dire, pedi hai le cose buttate. Io mi ricordo che quando sono venuto l'altra volta, c'aveva una scultura buttata proprio a terra. Ho detto, ma Leonardo, no, è così questo, capito? Mi ripropongo sempre di fare un po' di ordine. Ma no, ma non puoi, c'è tempo. Ma non devi fare ordine, perché l'artista ordinato non ha credibilità. E poi quindi, effettivamente è un caos creativo, perché... sì, vedi, anche vedi gli studi delle cose, guardate qua, scusate, guardate, vedi, il marmo, che uno già una cosa di questa dice, ma io sta cosa me la metto a casa, lui l'ha buttata così. Sì, infatti ci sono altri bozzetti. Quindi tu adesso stai facendo, aspetta, vedo blocchi, quindi sì, mi sa tanto che... Vede l'occhio? C'è qualcosa in cantiere, sì. Quindi sì, stai preparando. Non mi lasciano in pace, qualche scultura. Io infatti l'ho visto con la coda dell'occhio, ho detto qua traffico c'è. Mamma, ma questo non è. Questo è, che cos'è? Marmo? Questi sono appena arrivati, questa è pietra di Comiso. E sono 3 di 9 blocchi di pietra che verranno scolpiti per realizzare una scultura di 3,40 m d'altezza. Quindi lo fai a pezzi, quindi sarà. Sì, a è un assemblaggio di blocchi. Di qua c'ho il bozzetto che magari posso. Allora, stiamo vedendo in anteprima, ecco qua.
quindi sono i libri, quindi sono come sì, fosse... è una sequenza praticamente di blocchi che parte dalla pietra, la pietra si trasforma in legno, il legno in carta, la carta in libri, il libro, le pagine dei libri prendono la forma delle sembianze di uccelli, sì, diciamo, sì, uccelli, okay, in volo. E fantastico, poi, guardate. L'uccello, l'ultimo è un uccello, una colomba, un volatile che si libra. Sì, 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 sì. Infatti no, il titolo è proprio Librarsi. Librarsi. Libro, librarsi. Inutile questi artisti creativi. Senti, una domanda che sicuramente te lo fanno in tanti. Ma quando fai la scultura, giusto? Cioè non hai paura che sbagli, salta un pezzo e dici mamma mia che combinato? E la scultura con la tecnica del levare effettivamente è molto complessa, perché non ti consente, se non in casi rarissimi, di ripristinare ciò, certo, che togli, quindi devi sapere bene dove andare. Ti è capitato? No, spero che non allora, mi capiterà mai. Allora sei bravo. No, tra l'altro guardate anche delle prove, vedi, c'è una mano qua. Io, a me piace, allora, quando gli artisti dicono, anche a me capita, ma c'è confusione, invece è una confusione che se tu guardi, cioè guardatela. Cioè, ma vi rendete conto che cosa ce l'ha sotto buttato? Che uno dice me lo vengo a prendere, me lo metto a casa io. Sì, questo è uno studio, forse perché prima, vedete, prima di fare le sculture chiaramente si fanno i bozzetti, certo, gli studi. Quindi tu questo qua è fatto tipo... Sì, questa è la base ancora da completare, è una base su cui poi verrà rivestita, diciamo, fatta la rifinitura, è una mano che... Sì, è una mano che tiene... Sorregge una trappola per la luna. Bellissimo, una trappola, guardate, per la luna. Vedete? Infatti si intitola Star Fisherman, un po' come la trappola per le stelle che ho realizzato in Giappone, però in una versione differente. Senti, e questa sarà pronta il... Solo la data in cui l'ho cominciata, però siccome non è una committenza e siccome arrivano committenze... Certo, certo, prima dai, chiaramente dai ci precedenza. Un tantino. Però un domani, quando vedremo questa scultura, perché la vedremo finita, ricordatevi che noi vi abbiamo fatto vedere da dove è partita. Allora, io in realtà un posto l'avrei pure individuato, però ecco, non so se ci saranno le condizioni, perché starebbe benissimo in una delle tante rotatorie che abbiamo a Caltanissetta. Mi auguro che magari... Diamo il messaggio, sapete... A disposizione. Allora, Leonardo è un grande, ha veramente il Giappone, l'Australia, ma non soltanto, anche in giro, anche altre parti. Non è che noi diciamo Giappone perché magari la scultura che è a Caltanissetta, diciamo, ma manco la consideriamo. No, perché effettivamente quando un artista viene chiamato, questa manifestazione in Australia era veramente difficile, cioè, manco tu ci credevi. Ma assolutamente. Però vuol dire che chiaramente hanno trovato qualcosa che magari, sai, noi, vedi, pedi serve anche a questo, magari noi non ci facciamo caso. Vedi la rotatoria dove c'è la tua scultura anche, e le altre che starete vedendo nelle immagini. Magari non ci facciamo caso, non pensiamo che, vabbè, sono lì, sono messe lì, stanno lì. Ma scoprire che dietro c'è un lavoro e soprattutto un artista locale che è apprezzato anche all'estero, a me è motivo di orgoglio, sono sincero, sicuramente anche i nostri concittadini. Quindi Leonardo c'ha un'idea di poter piazzare, sicuramente qualcuno, chi di dovere, sicuramente se non vede la puntata qualcuno sentirà e ti chiamerà, ti dirà allora maestro, perché è un maestro sul serio, finimmo la sta scultura che la dobbiamo piazzare, capito? E poi l'arte comunque sia deve far parlare. Bene o male, non tutti possiamo apprezzare un'opera d'arte, però ne siamo sicuramente tutti colpiti, giusto? Anche quelli, certo, che dicono ma che vuol dire sta cosa? Tu la guardi, sei attratto, sei incuriosito. E l'opera, anzi, io dico che l'opera d'arte più incuriosisce, più crea differenze, no, mi trovi d'accordo? Assolutamente. È meglio, sì, perché se è troppo, vabbè, dice una cosa così, invece deve far parlare, deve far parlare. Sono d'accordissimo, deve suscitare domande più che dare risposte, bravissimo, questo bravissimo, è fondamentale. Bravissimo. Tra l'altro tu, mi pare, insegni pure? Sì, insegno all'Accademia delle Belle Arti di Catania. Quindi vedi che fortuna avete, un professore che è veramente
un grande, è giusto? No, perché di età sicuramente. Ma che di no, siccome siamo coetanei e io le dico no, ma che, no, stai, no, che stai dicendo Leonardo, sei un giovanottino, sei, quindi siamo diciottenni e dintorni, diciottenni giovani degli anni ottanta, diciamo, che stavo dicendo, e quindi praticamente tu vivi completamente l'arte, sia come insegnante e sia come artista, però se sì, dovessi scegliere cosa? No, sono assolutamente complementari, ritengo che le due cose probabilmente si sposano. Lo consiglio a tutti gli artisti di intraprendere queste due attività, perché mentre l'artista, diciamo, si lascia prendere un po' da se stesso e quindi può magari rischiare una ipertrofia del proprio ego, dico così, e l'insegnamento invece ti pone nei confronti dell'altro, cioè devi porre in una dimensione di servizio. Bravo, nei confronti tu che cosa dello studente, cosa preferisci? Insegnare quindi più la tecnica o proprio invece la sì, aiuta, capite cosa ti voglio dire? Ho capito. Allora, è dovere dell'insegnante insegnare la tecnica, perché lo stile, che è la calligrafia di una persona, deve essere lo studente, quindi il futuro artista, a trovare la propria strada. Quindi noi professori dobbiamo metterci al servizio di, certo, far trovare se stessi agli artisti con il loro linguaggio originale, attraverso un linguaggio originale. Quindi è molto importante la tecnica, però anche diciamo l'estro, il modo di vedere le cose, queste qua, vabbè, bisogna averla dentro, questo è vero, però si può curare questa cosa. Sì, assolutamente. Allora, la tecnica aiuta proprio a tirar fuori ciò che uno ha dentro, il proprio talento, molto più rapidamente, in maniera più professionale. Senza tecnica magari hai l'idea, certo, però non hai sai gli strumenti, come non hai gli strumenti, certo, materiali per poter, strumenti sia fisici sia strumenti proprio metodologici. Senti, diamo un consiglio, sai che ci sono tanti ragazzi che dipingono, che per esempio la scultura io penso che sia molto più, diciamo, impegnativa, giusto? Rispetto alla pittura, perché la pittura secondo me è più fruibile, è più semplice. Tutti abbiamo fatto un quadro, pure io, non ti dico, l'ho buttato, però tutti ci abbiamo provato. Ma la scultura già è una cosa un pochettino più impegnativa. Ma chi vuole cominciare, per esempio, a fare, dice, beh, io vorrei provare a fare la scultura, cioè si inizia con legno, io non lo, ti sto chiedendo, ecco. Sì, allora io consiglio di cominciare sempre con qualcosa di morbido, qualcosa da modellare, perché ti consente appunto di togliere, mettere e di imparare a prendere contatto con la tridimensionalità, con la materia. Quindi magari tipo l'argilla, sta roba così. Esatto, sì, sicuramente l'argilla, o se sei ancora più piccolo con la pasta di pane. E poi passare man mano a dei materiali più morbidi, che quindi possono anche essere legno. Sì, legno già dipende dal tipo di legno, è già un materiale complicato, perché siccome ha delle venature, certo. E allora a seconda di come lo colpisci poi con martello e sgorbia. Con lo sgorbio, sì. La sgorbia, puoi sfibrarla. Certo. Invece magari potrebbe essere anche la nostra pietra stessa di Sabucina, potrebbe essere un buon materiale per cominciare. Ma perché è morbida. La nostra pietra di Sabucina è come, che livello ha di utilità? Sì, è una pietra morbida, quindi però ovviamente magari non si possono fare determinati dettagli come la pietra di Comiso, non so se dico una castroneria, ma il marmo invece si presta a questo. Dico. Sì, il marmo ha una consistenza, non a caso viene utilizzato, è amato da tutti gli artisti nel mondo, perché ha una consistenza né troppo dura né troppo morbida e consente di sviluppare dettagli, poterli lucidare o lasciarli grezzi. Anche il marmo però ha il suo verso, così come il legno, anche non se l'immagini, ma anche il marmo ha un suo verso, per cui se lo picchi da una parte saltano grossi pezzi, se lo picchi invece perpendicolarmente rispetto al suo verso ne saltano
piccoli pezzi. Quindi, anche se dai dei colpi forti. Non iniziate con il marmo. Quindi, no, lo sconsiglio. No, perché per gradi, per vabbè, gradi. Tutti un pochettino, magari, sai, ti viene il dubbio, dice, ma come si fa quando vedi quelle cose, quei particolari, sai, quelle opere bestiali, le mani con le venature. Ragazzi, vedete, l'arte certe volte, cioè, dovete capire che è studio. Cioè studio. Noi, una volta, parlando per un'altra cosa, tu hai citato Leonardo da Vinci. Beh, giusto? Che era era ossessionato da questo, dal corpo umano. Ma perché? Perché poi lo studio del corpo umano gli permetteva di realizzare poi delle cose, sia in pittura. Certo, questo dico, cioè, bisogna studiare qualunque lavoro, bisogna veramente studiare, e poi la passione è importante, però, come dicevo prima, infatti volevo dire questo, cioè, è più importante la tecnica o la passione? Effettivamente la tecnica ti consente, con la passione, di arrivare a fare quello che tu vuoi fare. Ok, adesso la tecnica con passione, bravissimo, ecco, così siamo perfetti. Allora, tu adesso raccontaci i tuoi impegni futuri, quello l'abbiamo capito. Dicci se c'è qualche altra cosa, diciamo, nel futuro, nel tuo futuro. Vabbè, a marzo abbiamo detto che c'è di nuovo l'Australia che ti aspetta. Sì. Okay. Adesso proprio imminentemente c'è, quindi, questo monumento che si chiama Librarsi, che sarà destinato a una piazza di Gela. Quanto tempo ci vuole per fare questo lavoro? Non te l'ho chiesto. Complessivamente, lavorandoci sodo, almeno un mese pieno, forse di più, qualcosa anche di più. Ci vuole anche forza. Cioè, di lavorarci quasi 24 ore su 24. Mamma però. Mia. E quindi poi dicevi, oltre questo? Sì, oltre questo sto aspettando l'esito, già siamo a buon punto per un monumento che dovevi fare ad Agrigento. Però non voglio anticipare per scaramanzia, perché siamo già in dirittura d'arrivo, però noi portiamo caduti del lavoro. Noi portiamo fortuna. Tu sei bravo, quindi non abbiamo problemi, giusto Gianluca? Che dici, Gianluca? Ok, Gianluca ha detto sì, e quindi va bene. Noi portiamo fortuna, e ti ripeto, non perché hai bisogno di fortuna, perché quando l'artista è bravo, La fortuna serve sempre, sì, serve sempre. Diciamo, serve sempre. Magari in Australia dovevano prenderne due, e dice, ma prendiamo, forse non sapevano manco dove era Caltanissetta. Dice, ma dov'è Caltanissetta? O no? Sì, magari c'è un po' di fortuna, però attenzione, dietro la fortuna c'è anche la preparazione, insomma, c'è tanta roba, va. Tanta roba. Allora, ragazzi, io sono contento. Perché sono contento di aver parlato con Leonardo? Perché Leonardo è, a parte, un coetaneo, quindi mi piace pensare che nello stesso anno c'è qualche artista, vabbè, lui proprio, voglio dire, abbiamo fatto qualcosina. E poi sono contento anche perché Leonardo è capitato a fare qualcosa e mi diceva, sai, io ho difficoltà a parlare, invece te la sei cavata benissimo. Sto imparando. Ma che è successo? Non è mai troppo tardi allora per imparare. Ma che è successo? Che è successo? Quindi io sono veramente contentissimo che abbiamo avuto modo di incontrare Leonardo, abbiamo visto, state vedendo, avete visto delle immagini, delle sue opere, le vedremo anche, può essere che faremo qualche altra cosa. Quindi a noi non ci resta che lo facciamo insieme, diciamo a tutti grazie per averci seguito, giusto? Ringraziamo voi, tutte le persone che lo guardano sul canale televisivo, chi lo guarda su internet, ringraziamo lo sponsor che è importantissimo perché ha creduto in questo progetto, e noi ringraziamo tantissimo Master Media perché ci ha dato la possibilità di realizzare queste puntate che resteranno, attenzione, quindi le persone continuano a vederlo, e speriamo di ritornare magari quando già hai fatto qualcosina. Noi siamo curiosi, comunque in ogni caso ci rincontreremo, quindi grazie a tutti. Io mi abbraccio il mio grande amico Leonardo, perché è veramente un grande amico, è una persona, poi soprattutto una cosa importante, è molto umile. È l'artista, e ne ha i motivi di dire, ah, ma io è stato un orfale, invece lui lavora, lascia le sue opere in giro, ed è un nisseno, ed è una persona splendida. Detto questo, grazie. Vi ringraziamo, vi salutiamo, grazie. E vi diamo appuntamento alla prossima volta con Pedi Pedi. Grazie.
Grazie Leonardo. Grazie. Ciao a tutti. Gianluca, scusa, ma ci siamo dimenticati una cosa importante. C'è una mostra proprio adesso. Sì, diciamo. È dal 15 dicembre al 30 dicembre a Palazzo Moncada. Ci sarà una mostra di artisti nisseni e di Rochester, perché con il gemellaggio praticamente, oltre agli scambi di studenti, da 3 anni praticamente si fa anche uno scambio di artisti, nel senso che artisti italiani, nisseni e di Rochester mettono in comune le loro opere e si fa uno scambio culturale dell'arte con Rochester, una cosa bellissima. Niente, ormai guarda veramente l'età, allora non siamo più giovanotti, siamo vecchiotti, siamo. Vabbè. Però ve l'abbiamo ricordato, proprio sul filo di lana. Ok, allora di nuovo arrivederci alla prossima. Non ci dimentichiamo niente, vero Gianlu? Che ci dimentichiamo? Chissà. Ah, chissà, vabbè. Ciao. Vedi che fare una scultura di pietra, cioè vedi che ci vuole forza, non è che è semplice. E mica si fa solo con le mani. Che c'entra? Scusami, non è che lo fai con le mani, ma dico il martello, devi... Ti graffi le dita. Lasciamo perdere, capito? Non hai capito il senso. No. Tutti ti intendici. Questo programma è stato offerto da Mastermedia, da oltre 25 anni un punto di riferimento per l'informatica. Vendita ed assistenza tecnica personal computer ed Apple Mac. Ed inoltre videosorveglianza, allarmi e sicurezza, centrali telefoniche, cablaggio reti informatiche, registratori di cassa, vendita ed assistenza fotocopiatori. Mastermedia è in via Filippo Turati 130 a Caltanissetta.